Eccoci Hola! ragazzi, ben arrivati. Ok, dai, Io direi, andiamo. vogliamo partire? Sì, Partiamo? partiamo, Partiamo. partiamo. Ma che difficoltà, vai. Ok, questa è Abby che l'abbiamo lasciata e Esattamente. che deve raggiungere l'avamposto. Ah no, subito subito infetti, Abby. Lì ce n'è uno. Grande, infatti. Anche qui. Vabbè, che ti Oh! aspetti? Questi sono runner, ragazzi, sappiamo come dobbiamo fare lei. Da notare che proprio li finiscono in modi diversissimi, lei li spezza come. Attento, attento, infatti l'avevo sentito da Oh, destra. cazzo! Ok, suppongo che Oddio! stavolta ci convenga non Corri, corri, uccidere. corri! È davvero troppo, Io avevo ragazzi. sentito a destra un suono. Ora mi Quindi forse è meglio che spiego. ti metti tutte e due le In effetti potrebbe essere utile. È uscita adesso, ma c'è gente che già l'ha finito. Lo so, stanno tutto il giorno, tutte le ore Gente che mi piace molto, però che abbiamo scelto. con lui. Ma le guide online in realtà non è detto che l'hanno finito adesso, nel senso che alcuni magari che Questa ce l'avevano hardcore. da prima. Cazzo, Oh mio Dio. cazzo, cazzo. Figo però, nel primo io non mi ricordo se sono utile No. ragazzi, sinceramente. Quindi nel Questa senso sta che magari alcuni hanno avuto il gioco prima, hanno fatto la registrazione delle guide e tutto, e poi adesso che hanno la possibilità e possono metterlo. Dai ragazzi, falliamo. Esatto, sono redattori youtuber o streamer che Sì, ce l'hanno da prima. O esatto. qualcuno che l'ha preso in negozio sotto banco e ci sta mettendo. C'erano cose che potevi prendere. Eh sì, devi sfrigare. Ma Comunque forse ragazzi, lì sono era una zona troppi. abbastanza Sono sicura. troppi. Senti, oh Figata! cavolo! È fighissimo. Arrivata, Fedefi. E tornare con una squadra. Prima pensiamo a sopravvivere. Madonna. E scusi, c'è questa qui. Attenzione! E la colgono così, e metti cosa che abbiamo preso. Questi bastardi Ci sono riuscita. Grande Fede. Clicker! Io vorrei cercare di fare questa missione ci vorrebbe Kratos. Comunque, cioè, Satanati. Sì, ragazzi, sono fatto. Ma più che altro non li vedi arrivare. Aia, aia.
fango. Ora andiamo da me. Ah, dice Sky, dice dai, l'ho assicurata io che mi ritrovo zero con controllo. Fatto, andiamo. Avanti, forza. Dai, salta ragazzi. Vai, dalla finestra. Andiamo. Minchia. Vabbè, però un'azione bella intensa, ragazzi. Jason, non allontanarti. Ti credo. Stiamo andando. Di qua, andiamo. Sono comunque, ragazzi. Ma dovrebbe essere una missione così. Andiamo alle porte. Cioè, guardate. C'è una concitazione incredibile, cazzo. Mamma mia. Sono Tommy. Lui è Joel. Come ti chiami? Abby. Lui è Joel, guarda Abby. Come lo guarda. Sei bene? Sì. Cazzo. Esistere. Dobbiamo tornare. Pensa, non arriveremo mai. Lui che ci voleva. Dobbiamo sbarrare la porta. Quella lui è. Tommy, non possiamo stare qui. Ma i cavalli non reggeranno. No, fino a... i miei amici. Loro sono in una casa qui a nord. È recintato, il perimetro è fortificato. E dove sta Bolton? Funzionerà. Io penso alla porta. Bene, tu vieni con me. Andiamo. Forza! Ti ha appena salvato la vita all'uomo che stai cercando. Mensa. Sta pure da un passo per l'altro. Prego, forza! Questo è impossibile, ragazzi. Cioè, sì, diciamo che escono dalle fottute pareti. Esatto, o ti esatto, alleni esatto. O muori insieme, insomma. Ora però... Attenzione. E questa invece? E qui intanto loro hanno fatto le zozzate. A 12 anni ho trovato uno skateboard. Oh oh. E ho provato a salirci. Mazza, purerebbe le spalle. Mi ho schizzato via da sotto i piedi. Sì. Ma e questa cicatrice? Sono caduta sul coltello. Che carine. Ma il virus non attacca gli animali? Sì, non ci sono animali infetti. No. La bruciatura. Me la sono fatta io. Perché? Ah, ma quindi... Si è bruciata il morso. Sì. Per coprire un morso. Era qui. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi è rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti e... Au! Fanculo. Pensa sia una cazzata. Una cazzata. Ehi, io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo do io un morso. Hai sentito? Qualcuno? Jesse? Fermo, aspetta lì, ok? Non venire qui! Oh, Alex. Ma che... Non guardare, forza, girati! Non ci posso credere. Alex... Dovreste essere di pattuglia. C'è una tormenta là fuori. Lei adesso ha 18 anni? Che ci fai? È lì. Gli altri contano su Credo di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché date, Tommy esatto. E Joel sono scomparsi. Che vuoi dire? Li abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città? Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Arrivano i cazzi. Ognuno una direzione. Copriremo la zona in poche ore. Non potete andare da sole, è pericoloso. Appunto, se sono nei guai... Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Ma okay. Si dividono. Si dividono perché stanno cercando uno. Ora, oggettivamente, se lo... Ma se ci sono infetti, dividersi non è proprio... Però se devi trovare qualcuno... Sì, è una strategia che negli horror, in molti horror, ci hanno fatto vedere che non serve. Tu ci pensi che quella c'è da Joel, Joel sta andando... Quindi
Mamma mia, infatti io pure penso che sono finiti esattamente trappola, dove non dovevano. Infatti, lei non me la racconta, vabbè, giusta. Andiamo dentro! Mamma mia. Guarda come lo guarda. Guarda la pistola in mano. Vabbè, quella ce l'aveva via. Però non è che l'ha messa via. Cazzo, cazzo, cazzo. Come state? A posto. Grazie. Sì. Posso parlarti un attimo? Vuoi che togliamo le selle? No, no, non importa. Affronteremo la bufera. Togliamo il disturbo. Avete spazio? Asciugamani, roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete elettricità qua dentro. Dove cazzo sei stata? Ci sono dei pannelli solari. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri? Già. E che cosa ci fate qui? Mamma mia, quanta minaccia io sento. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. Tommy. È incinta. Mio fratello. Joel. Boh. Cazzo. È come se sapeste già di noi. Cazzo. Perché è così? No! Ma che... Scusate, ragazzi, è uscita. Nora, tutto bene? È andato. Mettetelo contro me. Tommy! Lasciatemi! Cioè, gli ha devastato. Guarda, non ha più il ginocchio. Cavolo. Puta madre. Joel Miller. Mamma mia. Chi sei? Luci? Sì, quello è Joel. Però così... No, dai, Perché non mi fai il discorsetto che hai preparato? E la facciamo finita. No, ma non... Ma ti... Mettigli un laccio. Fallo Forza. Te, no? Ma ti pare che mi fanno fuori Joel così presto, raga? No, cioè, ma... Marta! Marta, si guarda che gli ha fatto! No, no, non ha più un ginocchio! Allontanati! Cioè, t'hanno salvato la Lo vita! Lo vedo spacciato ormai! Anch'io! Ora arrivano i Ma che ma sei ti pare? Ma davvero? Cioè, sei... Che stupido! Stupido vecchio. Ma ti hanno salvato la vita. Me la prenderò comoda. Cosa? Oh mio Dio. Cosa? Oh mio Dio. Mamma mia, ragazzi. No, la cosa no, cioè è proprio assurda. Dipende se stai parlando di gestione del personaggio o di altro. Ah, sì, Joel mi è sembrato un po' troppo... Superficiale. Superficiale. Beh, però è... Credo che loro la giustifichino con la situazione concitata, la fuga. La fuga, che sì, in realtà anche lui... Leviamo le selle, no, togliamo subito il disturbo. Cioè, comunque l'intenzione sua era di andarsene. Già che gli hanno detto... Oh, sono io, scusate. Che siamo nella città... Avanti. A 2 ore da qui, cioè, gli hanno tutte informazioni. Vabbè, però sei in una Joel, città. La voglio morta, anche Tommy! Noi la vogliamo morta. E... Ma deve essere una motivazione per fare. Deve avere.
una motivazione per fare una cosa del genere. Certo, sì. È anche è grossa, sicuramente ragazzi, una delle luci, ragazzi. Non può fare una cosa del genere così. No, hanno, io sono scioccato. Loro, come avete sentito, vi scuso, mi chiedo scusa. Tipo, insomma, già gli ha sterminato la famiglia, però, sì. Però ero un attimo infatti, scioccato. Infatti sì, GDA gli hanno dato troppe info comunque per non essere, diciamo, ingenui. Sì, è che di base noi abbiamo già... Ci hanno già detto che comunque, anche solo leggendo le ronde, quando gli è capitato di incontrare persone, le hanno portate alla loro città. Joel! Quindi credo che sia... Tommy! Si sia instaurata un po' una situazione di tentativo di come dire, ristituire una normalità in cui anche ti comporti in modo... Sentite le grida? Senti! Da dove arriva? Io glieli ammazzo tutti, raga. Li ammazzo tutti. Questi, cioè, ecco degli alberi fatti bene. Abbio e non dirubo. Allora, non c'è lamenti. Porello. Sotto lo staranno a torturare. Sì. Forse non è lui, però scusa, sì, stavo dentro. Oh mio Dio! Cavolo, vabbè, ragazzi! Bloccatela! Non mi toccate! Per le mani! Lasciatemi, cazzo! Morto, fratello! Presa! Ce l'abbiamo! Ok! Lascia! Raga, per creare una... ti credo. Che succede? Lascialo! Ma chi è? Si è intrufolata. Non c'era nessuno di guardia. Non pensavamo arrivasse qualcuno. Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ma che... di che stanno ora parlando? Stanno ammazzando Joel, ragazzi. Ora capisco il rant di alcuni giocatori, che non è giustificato dal mio punto di vista, e poi ne parliamo. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Mamma mia. Joel, ti devi alzare! Cavolo! Hanno ammazzato Joel così! Cavolo! Non ci credo, ci hanno ammazzato Joel. Mi viene così da piangere, sì, infatti, sì, merda. Cioè, poi. Per quanto affetto. Ciao, Ramon, scusa, non ti siamo. Abbiamo salutato. Sei in un momento un po'. No. 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 Mi ammazzo. Però Dina non è arrivata ancora, ragazzi. No, si sono separati. Lo odiano proprio, no, infatti... No, no, è odio oltre ogni limite. Però, cioè, chissà che cosa ha fatto. No, è quello delle luci, punto, non c'è alternativa. Sì, è quello che sappiamo noi. No, non sappiamo chi sono. Sì, ok, infatti ho detto per quello che sappiamo noi. Non c'è altra alternativa che la questione delle luci. Quella schifosa deve morire. Però, oddio, potrebbe essere pure una scusa. Dina. È lì. Quindi viene arrivata dopo. L'hanno lasciata lì. Mi dispiace. Non ci hanno ucciso, ci hanno solo messo capo. Jessie! Sono qui! No. Mamma mia. Morella. Mamma mia. Io c'ho un groppo qui. Ragazzi, parliamone. Joel... è morto così. Ora uccidono Ellie e il prevesto diventa Raulo. Ben arrivato Raulo. Ciao Raulo. Siamo un attimo scioccati. Deve da un trauma. Deve essere un fatto più personale. Sì, potrebbe, sì. Potrebbe essere che... No ragazzi, non mi piace per niente. Nemmeno io ci credo alle luci come unico momento. Sì, infatti ragazzi, potrebbe essere una che grossa. Coglieranno questa occasione per farci vedere alcuni scheletri nell'armadio di Joel. Ciao. Non hanno ucciso nemmeno Tommy. Ehi,
Ma per come muoia, Sì. deve essere troppo personale o troppo grave. No, vabbè, lui Ci spiace, dice sincero. anche la mancanza Dice di... la sua ingenuità, il fatto che sono Esatto, andati credo che si lì. riferisca anche a questo. Raga, mortacci. Allora, i riassunti è bravissima a farli Eileen, ma ti serve il riassunto anche del primo capitolo o ti basta di questo? Chiedo per un amico. Sì, non sei l'unico, Mister Maria ha paura Zero. che non mangi. Qualcuno scrive un riassunto per quell'uomo intanto? Lei non può O lo fermarci. facciamo dopo la cinematica? Ma no, Sebri, perché loro volevano solo lui, non Se Tommy. avessimo gli uomini necessari e persone in gamba, No, ora ne il parliamo per Jackson bene, si ragazzi, a indebolirebbe. breve. Ok. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Vabbè, lui ormai Fosse c'ha una successo a vita qui. noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front, l'hai letto sulle loro divise. Washington Forse erano già Liberation cerubate. Front. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Ok. Era il Washington Liberation Front, Sai probabilmente. cosa? Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo, che armi hanno. Tommy, non mi interessa. Mamma mia. Non mi fai cambiare idea. Mamma mia, ma poi che brutta morte che gli hanno fatto. Madonna, infatti. Dammi un giorno, ne parlo con Maria. Ok? Magari a qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. E poi loro erano legatissimi Solo un giorno. come fratelli. Ti prego. È Eh vero, sì. ragazzi, spoiler, cioè, ti bruci Uno spoiler del tutto. genere, sì. Sì. È vero Infatti che noi... avviene nelle prime ore di gioco, però sì. Sì, però noi, cioè, è una cosa molto grossa, infatti No, noi ma non poi è un abbiamo personaggio troppo cercato di... importante nel primo capitolo. Esatto, abbiamo cercato di non... Mamma mia, io sono farci scioccato. spoilerare niente. Vedete l'occhio pratico di Sexastian che sa come va il mondo. Madonna, ragazzi. Già non è in Cioè, io mi copertina, è aspettavo, vero. devo essere sincero, io mi aspettavo come persona da vendicare Dina. Però effettivamente il loro rapporto È un'altra è cosa. troppo grande. Sì, Cioè, nel sì, sì. senso, tu Vabbè, è per come se quel ti ammazzano a rapporto... colpi di mazza da baseball davanti ai tuoi occhi tuo padre. Ora, ci stai un po' male, io penso, È stato adottato comunque meglio di Luke Skywalker. Anche Zero pensava a Dina. Esatto, io mi aspettavo che ci facessero vedere la loro relazione crescere un po' di più e poi mazzata, invece no. Porella. Voglio passare da casa sua prima di andare. Ok, Dina parte con noi, e questo è già certo. C'è una cosa che devo prendere. No, io sono Ok. scioccato, ragazzi. Ok, Elina ha cominciato Non la. sono arrivata ai cavalli. Grande Tommy mi ha Lin. preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla.
Maledetto Tommy. Sì, è vero, GDA. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Sì, potresti avere ragione, GDA. Sarà più complicato. Almeno in parte, ecco. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Che bella. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Darò te il mio abbonamento. In realtà c'è un mega riassuntone del primo episodio che ho fatto a inizio della prima puntata. E il succo fondamentalmente comunque è degli eventi. Non ho seguito perché c'era tutto l'altro. Sì, esatto. Perché... Il succo degli eventi è fondamentalmente ciò che ti ha. Sì. Ti ha riassunto Eileen. È meglio Eileen. Eileen è una grande. Il motivo della nostra attuale discussione è che tu praticamente nel primo hai visto un rapporto nascere, crescere, diventare fortissimo tra Joel e questa ragazza Ellie, lei, di rapporto padre e figlia. Joel è stato il personaggio principale che hai giocato per tutto il tempo, e qui dopo tipo 3 ore di gioco te lo forse ammazzano. Meno te lo ammazzano in un modo un po' diciamo molto rapido, brutale, e forse che poteva essere trattato con leggera più... Se facessero una classifica dei personaggi più odiati dei videogiochi, probabilmente sarebbe ai primi sta stronza. Sì, è vero, senza ragazzi. Dubbio, senza però, dubbio. Cioè, guarda ragazzi, la mano. Non sappiamo... Ehi. Non sappiamo perché non sappiamo la cosa, si fa. Sì. Te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Non sappiamo perché ce l'ha con lui. Sto bene. Ma poi... Ragazzi, tutti ce l'avevano con lui. Cioè, quando hanno... Sì, lui no, ha detto, ma poi era lei. Proprio astio oltre ogni livello. Cioè, o lei ha fomentato tutti, tipo... Io ti aspetto qui. Ah, dobbiamo andare a cercare su questo, lo dobbiamo ammazzare. Oppure a tutti quanti c'era un motivo. Perché tu non vai, appunto, così per caso, in senso da a cercare un tizio. Il disegno tizio. Che ha fatto lei. E quindi secondo me cioè tutti quanti hanno sentito Joel, si sono tipo guardati tutti intorno, tipo è lui, cavolo, cioè, e quindi cioè strano. Cosa? Giganti del passo. Una bella giornata. Io sto ancora metabolizzando. Sì, siamo ancora scioccati, ragazzi, perché è veramente assurdo. Cioè, oggettivamente quello che diceva GDA è vero, sì, è in cioè, parte uno... vero. È stata trattata in modo frettoloso l'arrivo a quella sequenza. Poco ho una foto nostra, poco come dire, molto meno guardingo di quello che in passato abbiamo conosciuto. Mazza, lui non però si fidava di nessuno. Io aggiungo solo, perché secondo me può essere comunque comprensibile, considerando che sono passati anni in cui loro vivono in questa città, in una situazione di relativa tranquillità, in cui i cavoli sembrano stare lontani, e quindi forse allenti un po' la guardia, soprattutto mentre stai scappando da un'orda di infetti. Vi state domandando perché lo abbiamo ucciso? Sì, scusa, Slash, sì, non lo abbiano ucciso. Non capivo sì. A cosa ti riferivi, perché purtroppo siamo in. Siamo in fase di shock tutti un po' anche. No, ma poi quello che aspetta il diario. Da là, la mia bocca sa di ferro. Urlo. Cancellato. Canto e le ferite si riaprono. Tu eri il lieve vibrare del nylon, l'odore di olio per... Io mi sto commuovendo quasi. L'odore di olio per legno, note sature. Le corde di ferro sono più vivaci, taglia. Credo sia un testo di una canzone che sta scrivendo. Le corde di ferro vibravano cristalline, la tua risonanza è stata fraintesa, generando disarmonia, via, cancellato.
condannandomi alla ruggine. Mi resta l'ultima conversazione avuta, ridondante come accordi in sequenza, melodie di sangue. WLF, Washington Liberation Front. Chi sono? Il Washington Liberation Front era, nel primo gioco, l'organizzazione paracriminale che aveva un po' preso controllo della città da dove voi partivate. E quindi si intuisce che loro pensino siano il Washington Liberation Front, e questo ci fa forse escludere a cuor leggero le luci. Anche se Joel ha ammazzato tipo molte luci, però ha ammazzato anche molta gente del Washington Liberation Front. Però come tutti avete detto, probabilmente dobbiamo, c'è qualcosa di più. E chissà. Comunque, che Joel non abbia fatto. Avere questo livello di violenza ci sta. Però il punto è che, cioè, boh, nel senso, no, l'averla... sul livello di violenza io non ho problemi. Io credo che sia verosimile. In una situazione come questa, dipende che t'ha fatto. Cioè, dipende, ragazzi, se il perché fai una cosa del genere. Certo, no, quello sicuramente ci deve essere, no, rabbia di più. Pessima per arrivare... traduzione. Il capo del Lucy si è spento. Ok, qui non c'è niente. E... c'ho tante... Joel era come John Wick, nemici ovunque. Sì, è vero. Io c'ho talmente tanti pensieri che sto avendo difficoltà a pensare giocare. Di cosa vi voglio parlare. E anche, sì, un po' anche a giocare. E ora capisco quello che alcuni recensori hanno detto, che ci saranno dei momenti giocando a questo gioco che sarete così incazzati da poter spegnere e prendervi una serata di tempo. Mazza. E in effetti ha perfettamente senso questa cosa. Le mie promesse al tramonto valgono quanto le altre. Così, pensieri in ambientazione. Oh, guarda. In linea continua ancora a fare il riappone. Riassunto, che sì, se riuscite. Fino adesso. No, più no, che altro perché sennò parlo. Sta aggiungendo okay, anche di questa cose puntata. Di, bravissima. Di prima. Comunque c'hanno un problema con gli specchi ovunque da ste parti. Mm-mm. Io sono... boh. Ragazzi, a che livello di shock siete? Tutti quelli che hanno giocato il primo, a che livello di shock siete? GDA ormai è morto. Chissà se si è staccato per la rabbia o se c'è ancora. Non c'è bisogno di essere così specifici. No, eccolo GDA. Ah, se vi ho detto fumare erbe e fare sesso. Sì. Grande Lin, un applauso a Lin. Grazie per l'aiuto. È il bello della community questo. Di questa community. Bello il dettaglio del fornello con la pentola del bagno perché non c'è acqua calda. No, ma abbiamo già visto milioni di dettagli. Io sto quasi depresso. Sì, ma è vero. Ragazzi, oddio, questa è la figlia Sara. Che tu a inizio gioco vedevi Joel. Scoppiava la pandemia, c'era il panico, gente che sparava, infetti ovunque. È subito della e tu in una sessione di fuga, in effetti anche lì partivi con un bel traumone, sì. Gli ammazzavano sua figlia davanti, ma non gli infetti, no, i soldati sparandogli. Una cosa gravissima. Abby, d'ora in poi verrà chiamata la merda. No, sono d'accordo. È la cosa però più... io spero vivamente, ragazzi, che ci daranno modo di scoprire in modo costruito bene, come loro sanno fare, quello che è il retroscena. Quindi perché esatto, quest'odio? Non sappiamo. Perché sarebbe molto bello. E poi la cosa è... cioè, vai. Non sappiamo e... io mi aspetto che se... qui parta una cinematica, quindi sto aspettando che finisci il discorso. Ah, nel senso che se la motivazione di Abby ci fa pensare, ah, ok, anch'io farei lo stesso. Quindi secondo me appunto questo è un punto che vogliono toccare. Eh sì, e secondo me, dicevo, sarebbe molto bello se, facendoci vedere il retro, quello che è successo prima, noi arrivassimo a capire il loro punto di vista. Perché a dire oh mio Dio, Joel ha fatto questo? Esatto. Comunque GDA è sicuro. Sicuramente per sviluppare questo, Ellie. Sì. Oddio, l'orologio rotto, che è rotto, se ricordo bene, da quando è morta la figlia, lui se lo portava come ricordo. Mamma mia. Se l'è conservato.
Conserviamo la pistola. Ma noi non eravamo arrivati, venuti qui per lo zaino? Ecco, arrivo. Tutto a posto? Sì, è solo... Vieni a basta. Chi è? Cosa? GTA ci ha dato l'abbonamento di Twitch Prime. Addirittura! Grazie. Grazie mille, GTA! Aiuta a stemperare il momento sì, di depressione enorme. Oh, Maria! Maria è la moglie di Tommy, moglie slash compagna, e... Ci consoliamo così. Tommy è il fratello di Joel. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo. Cavolo, ragazzi, è partito Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Ma gliel'aveva detto lei. No, perché... Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Beh, lui l'ha fatto, Tommy l'ha fatto. Già. A piedi? Sì. Certo, cavolo, ti ammazzano tuo fratello. Ho fatto preparare il tuo cavallo sì, nelle stelle. Sono d'accordo, Mister Zero. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Mariana grande, infatti. Sì. Perché tanto lo sa che tanto ci vanno a Vi questo punto. Soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Povera pure lei, giustamente. Ma certo. Io sono devastato oggi. Va bene. Partite ora. Finché c'è luce. Ok. No, comunque il fatto che lei ha visto come è morto, cioè è morto davanti ai suoi occhi senza che lei poteva fare niente. Sì. È una cosa orribile. Seattle, ragazzi. Giorno 1. E comincia davvero questo gioco.